L'umanoide Hubo ha partecipato alla staffetta della torcia olimpica per i Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018. Si svolgeranno dal 9 febbraio al 25 febbraio. Ieri, durante la tappa nella città di Daejeon, il tedoforo robot ha scelto la via più complicata per passare la fiaccola all'amico Ho Jun-ho. Ha spaccato un muro con una mano e gliel'ha fatta arrivare con l'altra. Voleva farsi notare. Hubo è il simbolo di un'Olimpiade proiettata nel futuro tecnologico. Chi si presenta ai giochi di Pyeongchang sarà accolto all'aeroporto di Seoul dagli impiegati LG, prototipo base dell'aiuto informatico. Scannerizzano i biglietti, dicono dove ritirare i bagagli, dove trovare le coincidenze, come raggiungere il centro. Cambiano lingua a seconda della domanda che gli viene fatta e hanno un database di risposte. All'interno degli impianti olimpici invece c'è Furo, con la sua squadra di volontari aggiunti, ideale per i selfie. Ma Furo non è pensato solo per gli scatti dei turisti. Fornisce una dettagliata programmazione, aiuta a pianificare le giornate, calcola i tempi di spostamento, la sosta per il ristoro, consiglia i mezzi, può occuparsi addirittura delle prenotazioni. Copertura 5G per la rete wireless, telecamere ovunque e riconoscimento facciale attivato. Certo, l'evoluzione e la privacy non si muovono insieme. Ma che importa? Il pubblico testerà una realtà virtuale che li porterà ad immergersi a 360 gradi in gare appena viste. Nel ruolo, ovviamente, del protagonista.